Allora, cari amici, intanto vi preannunciamo per l'ennesima volta che il giorno 21 aprile, nascita di Roma, saremo al Monte Sacro a davanti alla stele e alla statua di Simón Bolívar. Questo. Eccolo qua, il giuramento di Simón Bolívar. Bolívar. O Bolívar o Bolívar, come volete. Sul Monte Sacro. Eccolo qua. Questo è la statua equestre di Ave Ninchi a cavallo che sta però di fronte al Museo di Arte Moderna a Valle Giulia e di fronte alla quale noi abbiamo fatto una perorazione, anzi una orazione, e i nostri amici la possono vedere tranquillamente su Alba Mater. Da Horus e da Orazio e da Ormuz, e il nome significa. Certo, e lo diremo un'altra volta perché parleremo ancora di nuovo del Osiride, grande poeta, del grande è sempre poeta lui. Orazio Flacco, e Horus, os, voce bocca. E bocca, l'identificazione della bocca con la voce. Allora, sotto a questo monumento il sottoscritto ha avuto la possibilità di fare una perorazione circondato dalle bandiere di tutto il mondo. È vero, ricordiamocelo, è vero, bene. È vero, è vero. Va bene. Allora, eccoci qua, il 21. Il grande, imperdibile, irrecuperabile ed irripetibile, come ho detto prima, Simón Bolívar. Nella storia delle grandi rivoluzioni, ma anche dei grandi uomini, lui stranamente viene disatteso. Sì, ma il personaggio è andato e ha vinto malgrado una serie di sconfitte. Questo volevo dire. Incredibile. Lui è stato sul campo metodicamente sconfitto. Esattamente. È fuggito decine di volte. Se andate a vedere, e cari amici lo dovete vedere, la biografia di Simón Bolívar, vedete un personaggio. È chiaro che qualcuno dirà, lui era un seguace, ricordiamoci sempre, di Napoleone, qualche mano, contro il regime spagnolo, l'impero spagnolo. Qualche manina utile gli è stata utile, sì, gli è stata data. Certamente, è ovvio. E basterebbe vedere un po' tutta la storia delle rivoluzioni. Tutte le rivoluzioni ci hanno avuto la manina. Dell'America centro-meridionale, per capire. Però questo non cambia il discorso, perché la volontà del personaggio si è dimostrata. Dice, era uno che tramava dietro le quinte. No, perché in prima persona andava a combattere e comandava. Come Garibaldi. Quindi queste cose non le dobbiamo dire, però... Esattamente come Garibaldi, che anche lui alle spalle aveva la manina, certo, o le manine. Tante manine, tantissime manine. Però comunque non gli si può disconoscere il fatto. La seconda cosa, non solo, ma non si può nemmeno disconoscere che stava in prima linea. Lo è stato sempre. Io ricordo un quadro... Di pallottole che gli sono fischiate vicino all'orecchio finché l'hanno acchiappato, esatto. Ne ha sentite un e bel po'. E gli hanno sparato intenzionalmente. Beh, questo gamba. Altro discorso. No, all'orecchio. All'orecchio. No, gli hanno sparato anche all'orecchio. No, lì non gli hanno sparato, lì gli hanno fatto un trattamento al momento opportuno, perché lui, Garibaldi, cari amici, ha fatto la guerra di corsa per una ventina d'anni, mica uno scherzo. No, la guerra di corsa, ricordiamoci sempre, che è la guerra da pirata, Certo, lui faceva il pirata. No, lui faceva il pirata per conto del governo, quindi Quale governo? Diciamolo. No, il governo è dell'Uruguay, certo. Dello Stato libero della prima di una regione che si è del Brasile che si era ribellata. E voleva la separazione perché c'era il fiume che separava dal Brasile. E poi c'è stata un'altra situazione per cui una volta nato questo particolare stato, che era il stato del Rio Grande do Sul, l'avevano, quindi lui ha fatto la guerra di corsa sia sul fiume che dopo la foce. E infatti fiume. L'hanno acchiappato un paio di volte e rubava i cavalli, te lo ricordi? Altro che i cavalli avevano rubato. Vabbè. L'altra cosa che voglio far vedere è questo, cari amici, c'è una sentenza.
che noi dobbiamo assolutamente far valere. Quella del 92? Ah, no, questa è proprio una sentenza. Ah. Il cittadino può chiedere il rimborso allo Stato, perché lo Stato è responsabile, avendo fatto proprio con una legge, sia pure illegittima, l'imposizione del vaccino, dei qualsiasi vaccini, è qualsiasi danno, lo ripeto per l'ennesima volta, qualsiasi danno può essere contestato. Dice, ma se c'è una febbre, c'è una febbre, beh, perché se hai un incidente stradale devo metterla in rete questa e ti fanno una strisciatura, non chiedi comunque l'assicurazione? E allora? Ti ricordi che quella voleva vincere, che stavamo parcheggiando, sì. E ho detto guarda che ti faccio le strisce, ma la 210 del 92 è quello che prevede, infatti, no? Allora, grazie. E infatti è importantissimo ricordarlo, siccome qui nessuno chiede i danni possono essere chiari anche per una febbre. Scusami, se ti interrompo, Giorgio, ma potremmo pretendere che venga messa in tutte le ASL, perché nelle ASL non viene messa, e dovrebbe essere, secondo me, opportuno metterla in tutte le ASL italiane nel momento in cui i genitori vanno a vaccinare, e oltretutto poi non viene fatta un'anamnesi completa del bambino come quale dovrebbe essere fatta, ma al di là di quello, ma dovrebbe essere esposto, no? Una legge che riguarda appunto del 910. Questa è una bella idea, ma come fai a chiedere a questi mascalzoni? Che non scrivono nemmeno scritto una croce rossa, una cosa fuori. Beh, potremmo per esempio intanto dire ai genitori di andare lì e pretendere che nell'ASL di appartenenza, sì, venga affissa la possibilità di indennizzo nel momento in cui ci sia danno da vaccino. Quello che a noi interessa dire adesso, non sanno, vivono nell'ignoranza, può essere chiesto un rimborso allo Stato anche per una febbricola. Anche per una febbricola, perché chi ti ha detto che la febbricola non è una malattia relativamente pericolosa? Chi l'ha detto? Allora, ripeto, dobbiamo riempire l'amministrazione dello Stato di richieste di rimborso. Questo è quello che dobbiamo fare. In ogni caso, la legge è questa, la facciamo vedere per l'ennesima volta. Dopodiché abbiamo un'altra cosa da dire. Vai. Premesso che il popolo italiano è il popolo più in assoluto più politico del mondo, perché basta che qualcuno abbia un minimo di esperienza degli altri popoli, si rende conto in maniera molto chiara, anche rispetto ai francesi, perché qui voglio ricordare una cosa molto importante. Ricordiamoci che noi abbiamo avuto i bianchi e i neri. Oltretutto, ma è stato politicamente... Tutto quello che è conseguito. Se c'è un popolo in cui la politica è innata, è un comportamento innato, sia ideologizzata o non ideologizzata. Più che politica è partitica. Ma quello che vuoi. Allora ci sono i partitanti, coloro che partitando vanno, quindi ci siete tutto. Però se noi andiamo a fare una comparazione con tutti gli altri popoli, se escludiamo alcuni movimenti di carattere rivoluzionario o pseudo-rivoluzionario dei paesi latini, dell'America Latina, dove la componente italiana comunque è altissima, in ogni caso. Certo. E per il resto dobbiamo dire che l'Italia, per un'antica tradizione che è quella romana, perché la rivolta fiorentina dei bianchi e dei neri. No. Dei ciompi. La rivolta dei ciompi. Allora, bravo, sei preparato. Non a caso, ti ricorda tutto, noi andiamo al Monte Sacro, perché il Monte Sacro sancisce l'elemento essenziale. No, alcuni elementi, non uno solo, sì, più vabbè, elementi. Diciamo l'elemento essenziale della romanità, perché è la prima volta che politicamente viene composta una crisi. Poi ai fanciulli della scuola... Una crisi veramente politica, sì, nel senso di polis, certo, cioè all'interno della società, della città, veniva messa in crisi uno status sociale. Esattamente. E una valenza politica di condivisione delle responsabilità e della gestione dello Stato. La plebe, stanca di essere tormentata dagli usurai... Che erano i nobili. Esattamente, che vivevano di usura... fece la secessione del Monte Sacro, di modo che oltretutto avvenne quella composizione che viene chiamata appunto delle membra e dello stomaco. Esattamente,
apologo di Menenio Agrippa. Ma l'apologo di Menenio Agrippa è alla base della cultura romana, della romanità. Non solo, della cultura mondiale. Perché da lì per è nata una corrente di pensiero. Essendo Roma l'entità che ha civilizzato il mondo, avendolo civilizzato, lo ha politicizzato. E lo ha politicizzato in quale senso? Nel senso di una concezione organica dello Stato. Quando noi parliamo... Non a caso organica. E questo è il punto. La parola ha una forza intrinseca. Esatto. Quando noi diciamo che siamo per lo Stato organico, ci riferiamo alla composizione di non solo organizzato, ma organico. Allora, la nostra politica è organica, non è quella laica, ultralaica dei partiti sconfitta italiana dell'ultimo conflitto, ma è una società organica dove devono essere presenti tutte le componenti della società stessa, del corpo sociale, le quali concorrono al buon andamento e devono essere rappresentate al buon andamento della società, cosa che invece non c'è, perché noi abbiamo oggi delle superfetazioni, dei personaggi che stanno nominalmente al governo in conto e per conto del potere economico finanziario globalista. Quindi noi dobbiamo fare la rivoluzione, questa è la rivolta, però se non abbiamo dietro la dottrina, non potremo. La dottrina è la conoscenza della dottrina. Esattamente. La dottrina non basta. Ci vuole una dottrina. Allora, come ne parlavo questa mattina con lui, cosa è successo in Italia? In Italia è successo che sull'onda lunga delle trasformazioni sociali e politiche che stanno avvenendo nella società egemone che sono gli Stati Uniti, e su questo non voglio entrare al momento, è successo una pseudo-rivoluzione che è quella che gli italiani, non avendo a disposizione nulla per potersi ribellare nei confronti del vecchio potere, hanno dato il voto a due movimenti politici, di cui uno che conosciamo molto bene e si chiama il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle si presenta come un ammasso informe, non organizzato, e il futuro prossimo sarà dilaniato. No, più che dilaniato no, sarà conseguenza di una confusione. Ecco perché, e questo capita sempre nella storia, perché nel momento in cui crolla, sta crollando il sistema finanziario centrico, perché in tutto il mondo sta crollando, se crolla il sistema finanziario subentra il lavoro, subentra la democrazia del lavoro, perché in alternativa al potere strozzino c'è solo il potere del lavoro che pretende di essere rappresentato e di rappresentare se stesso. Quindi il problema è che il lavoro non ci sarà più fatto dagli umani, ma dagli automi. E su questo il problema l'abbiamo già affrontato, ma pur essendoci quello, io ho anche una letteratura che poi faremo vedere in altri video, pur essendoci questo problema, resta pur sempre il fatto che noi vogliamo la rappresentatività del lavoro, in senso non che uno debba per forza essere un lavoratore, ma deve essere l'homo faber, non è detto che sia un lavoratore, sì, è l'uomo che invece di speculare... No, che studia, che progetta. E che der Arbeiter, diciamolo meglio, in termini di der Arbeiter, inteso secondo quello che la filosofia Ernest romantica. Ernest Junger, certo. Der Arbeiter. Allora, siccome deve essere questo, incominciamo a stabilire dei punti cardine per quanto riguarda una visione organica della società. Per poterlo fare ci dobbiamo riferire soltanto a Giuseppe Mazzini, perché è l'unico che queste cose le ha pensate. Eccole qua. E ci leggiamo tre o quattro frasi. Va bene? Consapevolezza e scetticismo dei laici. Quando nasceva la Banca d'Italia... Questo è un numero eccezionale. Qui Mazzini, ci sono, padre della democrazia europea. Qui ci sono tutti i retroscena della quanto nascita... Quanto valgono della... i media... della Banca d'Italia, e lo leggeremo al momento opportuno. Dalla dottrina politica ai progetti di costituzione per un governo europeo dell'economia. Hai capito? Per un governo europeo. È un governo, per un governo dei popoli europei, di Mazzini, scritto
attorno al 1870. Capito? La giovane Europa che pensava lui, la non quella. La giovane Europa è del 1831. Allora, la jeune Europe. Allora, ci sono alcuni punti cardine che io voglio leggere proprio perché noi ci troviamo in questo ambito. Dice, ma voi siete uomini religiosi? No, noi non siamo religiosi. Però seguiamo, siamo mistici però. Seguiamo il principio massiniano e che è espresso in maniera molto chiara qui. In una lettera successiva, qui è un articolo di Widmer Lanzoni, che era stato un grande, un romagnolo, un grande studioso di Mazzini, che cita alcune lettere e io ho segnato alcune frasi che mi sono molto piaciute. Ti ha fastidio il sole col cappellino? Eh? Ti ha fastidio il sole, Giorgio? No, no, okay. Va benissimo così. In una lettera successiva le chiarisce, come vi ho già detto, non sono cristiano, interessante perché sono le nostre posizioni, il mio Dio non ha quasi nulla in comune col Dio del dogma cristiano, leggi un attimo, ma sono fondamentalmente religioso. Ecco perché noi diciamo che noi siamo laici religiosi, perché per noi quella la laicità non è la laicità dei finanzieri, dei servi, dei finanzieri Alemma Bonino o compagnia cantante. Quella è una laicità priva di contenuti e priva di spiritualità. Noi siamo laici in quanto profondamente intrisi di spirito religioso, che è tutt'altra cosa. E qui Mazzini con tre parole spiega tutto. Ma sono fondamentalmente religioso, prima di tutto nel cuore, nella voce della coscienza e poi nella ragione e nel sapere. Studiando di epoca in epoca la storia, non degli individui, ma delle masse, queste sono lettere che Mazzini scriveva a metà dell'Ottocento, io distinsi l'azione di una certa forza o legge che ci conduce sempre più in alto, di grado in grado, e trae dal male al bene. Queste sono le due forze, c'è una forza nella storia dell'umanità, c'è una forza ascendente ed una forza discendente. Noi sì, dobbiamo assecondare la forza ascendente, noi dobbiamo metterci in quella linea, perché questo fatto, metterci in questa linea ascendente, ci dà la certezza che vinceremo. A Marie Dagoule scrive, anch'io sono panteista e noi siamo panteisti. Assolutamente. Ma qui vedi. Priapisti, esattamente. E soli invicti secondariamente. Anch'io sono panteista, nel senso che vedo un poco di Dio in tutte le cose, il che fa che ne veda un poco anche in quel cattolicismo al quale tuttavia ho fatto per tutta la vita una guerra molto rude. Mi sembra di leggere la mia autobiografia contro sta masnada di delinquenti, soprattutto rappresentata oggi dal gesuitismo. Abbiamo fatto due video, uno dell'intrallaccio fra gli ebrei, gli usurai e i Fugger, esatto, i Fugger e tutti gli altri, Warburg eccetera, ma poi abbiamo fatto un'altra in cui abbiamo letto tutte le eresie messa in atto nell'arco di circa 2000, no, un po' meno, 1600 anni nel corso dell'evoluzione della specie, diciamo così, no? Si è evoluta, che prima la Madonna era ascesa in cielo, poi non era ascesa, poi nel 54 finalmente hanno fatto l'anno santo della Madonna, certo. Per cui hanno sentenziato che la Madonna è non solo è santissima, è ascesa in cielo, eccetera, eccetera. Dopo 2000 anni hanno potuto verificare che era così. E lì alla Madonna è apparso niente un po' di meno che Carmelo Bene. Ricordiamocelo. E lui ha sempre detto che era apparsa la Madonna, lo diceva lui. Come tuttora, io non sono né cattolico né cristiano, proprio per questo riconosco senza timore la loro grandezza e la parte di verità che essi contengono, ed è verissimo, e noi l'abbiamo detto 100 volte, è la parte di verità che è contenuta nel pensiero di Seneca, che è contenuta nel neoplatonismo. Platonismo. E che resterà parte di verità che poi
nell'evoluzione. Infatti, bisogna dire che il cristianesimo come ideologia, diciamo, completa, diciamo, ensemble, diciamo, un sistema concreto e completo, è nata attorno al 320-312 dopo Costantino, dopo il concetto di Nicea, il congresso di Nicea, lo chiamano concilio, ma in realtà è il congresso. Perché il concilio vorrebbe dire conciliabolo, invece non è concilio, no. era un congresso, e chi perdeva finiva e male. Non a caso Costantino, che non era cristiano, l'ha condotto lui. Ha detto, se fa così, non come cazzo vuoi fare a voi. La madre e Costantino stesso, La madre. L'una e l'altra. Quello diceva. Allora, che poi nell'evoluzione religiosa testimonierà il progresso compiuto nell'epoca cristiana, che è l'epoca post-platonica. A proposito del panteismo... No, appunto, perché in quel momento era la teoria filosofica dominante ad Alessandria e poi in tutto il resto dell'impero. Dove si creava il pensiero di tutto il mondo. Ricordiamoci sempre romano, che uno dei padri fondatori della cristianità è stato quel figlio di puttana che ha fatto seviziare come cavolo si chiama? Ed era che hanno fatto un film qualche anno fa, sì, che l'hanno proibito subito. Arezia. No, ma che finisce in Ezia. No, Ipazia. Ipazia, ecco. No, questa no. Allora, attenzione, qui ci sono delle aggiunte molto interessanti. A proposito di panteismo, aveva già precisato a Luigi Amedeo Melegari, certo, cioè, per me in primis, e per i nostri ascoltatori, sì, per favore, definizione di panteismo. No, definizione di panteismo è la visione della unitaria del tutto. Certo. L'uno, del tutto dell'universo, tutto l'uno, come qualcosa di pervaso di spiritualità. Lo spirito tutto incide e coincide con la materia in una visione unitaria dell'intero universo. E quindi la religione che comprende il tutto. Esatto. Allora, a proposito del panteismo, aveva già precisato a Luigi Amedeo Melegari. Certo, sono panteista. Lo nego forse, ma non v'è che un panteismo al mondo? Tra il panteismo di Spinoza e quel di Bruno, ecco il richiamo a Giordano Bruno, e quel di San Paolo e quel dei tedeschi e via così, non sono differenze. È chiaro che dei tedeschi si riferisce ai grandi mistici Meister Eckhart, ricordiamocelo sempre, io ho fatto un video di recente. E chiude: tutta la mia intelligenza nel progresso sta nella serie delle sintesi. Ma guardate, oh, cazzo, ci voleva il sottoscritto per andare a trovare sti scritti dei Mazzini, c'è scritto tutto. Questo è stato veramente un grande, veramente. E hanno cercato in tutti i modi, siccome gli dava fastidio, ha dato fastidio di eliminarlo. Ma no, ma ci ha avuto anche grossi supporti, Ricordiamoci che in Inghilterra ci ha avuto ma d'accordo, ma in Inghilterra accoglievano di tutto. E lui si è trovato in fortissimo contrasto con Marx, che comunque era in Inghilterra. Lo so. Marx ed Engels, perché Mazzini ha una visione spirituale della vita e gli altri erano puramente materialisti. E i risultati del marxismo li vediamo oggi, perché sono i marxisti quelli che hanno governato l'Italia per conto della finanza internazionale. No, fino a ieri, ricordiamoci, ancora oggi. Sì, e ci mettono sempre il ditino. L'ultima delle quali deve necessariamente comprendere... Oh, ci sarà un motivo se ho tentato tre volte di leggere il Capitale e non ci sono riuscito. No, ma si fa. Ci sarà un motivo, io ho letto di tutto, anche le porcherie più assurde, ma quello proprio non ce l'ho fatta. Nelle sintesi ci devono essere tutti i termini delle anteriori più il proprio. Quindi... La sintesi umanitaria non può rigettare i termini acquisiti nella sintesi anteriori di libertà e di uguaglianza. Ora, in una lunga lettera a Marie de Gaulle leggiamo: sì, la questione religiosa è tutta una questione attuale, un soffio vitale che, rinnovando, ampliando la morale, stabilisce il dovere e spinge gli uomini all'azione.
l'azione non ci può essere senza una concezione del dovere. L'accettazione del convincimento. Se tu non hai il senso del dovere, resti a casa, a letto, a guardare la televisione. Se ti muovi comunque, vivi nell'ambito di una visione del dovere. Infatti siamo qua. E spinge gli uomini all'azione. Credetelo, presto o tardi si fonderà una chiesa e il momento si avvicina. Questa piccola chiesa non sarà in principio che una chiesa di precursori. L'antica chiesa, non avendo altra missione che svelare al mondo la sintesi dell'individualità, poteva avere per precursore un individuo, Giovanni, la nuova chiamata a dare quella dell'umanità collettiva, ed avrà un precursore collettivo. Poi arriverà una grande crisi, un popolo che si alzerà in nome di tutti, con l'istinto del dovere. È a Roma forse che si compirà, e da una specie di assemblea divenuta concilio, con il compito di elaborare una dichiarazione. C'ho quell'influsso, anticipo. Sì, attenzione, dichiarazione, non di diritti ma di principi. Sorgerà la grande chiesa, solo questa chiesa, deducendo la credenza dell'epoca dalla parola sintesi progresso, che racchiude un concetto della legge di Dio estranea al cristianesimo, terrà aperta la grande porta dell'avvenire. Essa pertanto non sarà infallibile ed intollerante e dirà allo stesso tempo: la fede è santa, l'eresia è sacra. Cazzo, ragazzi. Il pensiero deve essere libero. Il primo termine rappresenterà l'associazione, l'umanità collettiva in una data epoca, catturare. Il secondo rappresenterà l'individualità e la libertà. E con questo credo che al momento stiamo chiudendo. Finisco con un'ultima frase. Sono un po' spericolato. La sacralità delle persone comporta il rispetto per la dignità di tutti. Se non hai una visione sacrale... L'abbiamo detto ieri, sì. Articolo 5 del Codice Civile. Cioè, se non hai un concetto della... Ma perché c'erano Mazziniani quando hanno fatto la Costituzione. Certo. Ma c'era anche Pacciardi. Certo. Grande Pacciardi. L'unico vero Mazziniano, ma soprattutto cacciato vero, dal Partito Repubblicano, vero uomo politico. In quanto Mazziniano. Infatti lui è rimasto nella memoria, ogni tanto viene, certo, riemerge, gli altri sono nulla. Allora, se tu non hai una visione sacrale dell'individuo, non potrai mai fare niente nella vita, perché non hai rispetto degli altri. Se tu sei un marxista, cioè un marxista da cui deriva ovviamente il bolscevismo, e il bolscevismo è una creazione della finanza internazionale, come abbiamo ampiamente documentato, che ha schiacciato quelle popolazioni fin tanto che ha potuto schiacciarle, fino a che il liberismo lo ha vinto, perché ha detto: la tua funzione è finita, e adesso i soldi li facciamo noi direttamente e non attraverso di te. Questa è la storia del bolscevismo, questa è la fine del marxismo. Allora, la sacralità delle persone comporta il rispetto per la dignità di tutti, anzi, tutto, perché rispettando la sacralità degli altri onoriamo l'ignota forza creatrice e indirettamente rispettiamo noi stessi. In secondo luogo, perché siamo tutti figli dello stesso creatore, comunque lo chiamiamo. Esatto. E noi come lo chiamiamo? Priamo. Se il rapporto con il sacro è alla base del concetto del dovere, ma per noi la sacralità è appunto la visione unitaria dell'universo, in termini panteistici, sul piano spirituale, esso lo è di conseguenza anche sul piano profano, in quanto favorisce la responsabilizzazione e l'educazione. Perché in Italia una delle prime cose che hanno fatto circa 30 anni, 40 anni fa, noi l'abbiamo ampiamente denunciato, è stato l'attacco contro la scuola e contro l'educazione. Certo. Perché non lo vogliono. Certo. Devono governare un paese di cialtroni. Adesso hanno distrutto la scuola, stanno distruggendo la famiglia. Hanno iniziato prima con il divorzio, no? Hanno iniziato prima. Certo. La religione del dovere è anche religione di libertà.
religione che non richiede contemplazioni passive in quanto il dovere porta ad agire per mezzo dell'amore. Guarda tu, te. Cazzare. E ritorniamo alla parola amore sempre, però. Come giri e giri, sempre amore. Mazzini ritiene che dandoci la vita e mettendo in noi una scintilla divina, la divinità abbia voluto che l'uomo diventasse autore della propria redenzione, non della redenzione regalateci da un franceschiello, da un salvatore qualunque, da un franceschiello qualsiasi. È dunque necessario che gli uomini già pronti si mettano al lavoro subito per realizzare il disegno divino. È divino in quanto umano, in quanto politico. Non divino in quanto l'ha detto Franceschiello, maledetti loro. A proposito di vino. Il vino è in frigo, ora lo vado a prendere. E qui il nostro rivoluzionario si trova. Lui che non è un mistico, in straordinaria sintonia con Louis-Claude de Saint-Martin e Jacob Böhme. E io dico anche con Meister Eckhart, perché qui rientrano tutti quei movimenti che sono stati distrutti dalla Chiesa, tra cui ci mettiamo ovviamente i cateri o bogomili, in cui ci mettiamo e perché i cateri sono stati i primi perseguitati e falcidiati dalla Chiesa. La Chiesa ha sempre perseguitato tutti gli gnostici e anche il buon Meister Eckhart, che era professore ecclesiastico, si è salvato per miracolo dal fuoco, ricordiamocelo bene. La linea diretta, di cui Mazzini è stato una laica espressione, è quella che noi abbiamo sempre sostenuto e che è appunto quella del gnosticismo. E gli gnostici, ricordiamoci, fin dall'inizio sono stati sempre perseguitati. Nel momento in cui nasce la casta sacerdotale, chi vuole arrivare direttamente a Dio viene perseguitato. Penso che abbiamo fatto delle basi sostanziali e fondamentali di carattere dottrinario. Non solo perseguitato, sono la base della nostra azione. Perseguitato ma eliminato. Sì, perseguitati e eliminati. I bogomili li hanno fatti fuori tutti. E basta vedere anche gli ultimi che si sono rifugiati a Monseguir, li hanno bruciati tutti. Basta vedere quello che hanno fatto in Germania durante la guerra fra l'impero di Carlo V e i luterani. È stato un massacro continuativo. 200.000 morti solo a Colonia. Quindi e lì è stato un massacro continuativo. Da una parte e dall'altra, da una parte e dall'altra. Massacro che non ci sarebbe stato se non ci fosse stato il buon gesuitismo. Ah, certo. Perché la riforma luterana poteva andare avanti quanto voleva, no? Perché solo che c'è il gesuitismo che ha detto no, io questo mondo qui non lo voglio perdere e ha dichiarato guerra ai luterani. Non sono stati i primi. Vabbè, ma quello è stato successivamente, dopo, non nel momento di Martin Giovanni Lutero. Huss, di cui è stata la prima opera scritta da Benito Mussolini, Giovanni Huss, il veridico, è stato bruciato perché voleva fare una chiesa autonoma da Santa Madre Chiesa, dal papato, ricordiamocelo bene. Voleva una chiesa nazionale. Dopodiché, cari amici, auguri. Brindisino, dai. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Aspetta, auguri. Non sacrificate auguri. Gli agnelli. Auguri. Non sacrificate gli agnelli. Tradizione barbara quanto mai, importata a Roma. Allora lì devo, dai barbari, devo spezzare, una lancia in favore della tradizione della quella che poi è stata chiamata Pasqua, ma che parte dal 20.000 avanti Cristo più o meno. Certamente. Allora aspetta che spengo, va. Salute a tutti. Saluti a tutti. Ufficiale. Saluti a tutti. Boni, saluti. Ciao. Aspetta che spengo.